Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo Appunti di Viaggio, il terzo e ultimo di questa tra virgolette miniserie legata appunto alle vacanze estive. Abbiamo parlato di mare, abbiamo parlato di città e di spiagge urbane. Oggi è il momento di dedicarci alla montagna. Non vi consiglierò delle mete specifiche o delle destinazioni specifiche, ma vi consiglierò quelle che secondo me sono le 5 migliori attività da fare appunto in montagna durante l'estate. La prima attività è forse quella un pochino più scontata, sono le escursioni. Qualsiasi località di montagna è circondata da sentieri più o meno impegnativi che vi permetteranno di entrare in contatto con la flora e la fauna del posto. Le opportunità sono pressoché infinite perché avete la possibilità magari di farle o a piedi o in bici o a cavallo queste escursioni. Potrete così scoprire nel modo che più preferite sia gli aspetti culturali che naturalistici del posto in cui vi trovate. Seconda attività sono gli sport estremi che stanno appunto un pochino spopolando sulle nostre montagne negli ultimi anni. Sono adatti a chi non ha paura di nulla e vuole provare il brivido e l'ebbrezza di lanciarsi in picchiata come se fosse un'aquila. Le attività adrenaliniche infatti sono innumerevoli, dal classico bungee jumping fino alla zip line, che è abbastanza nuova appunto come attività. Sono attività perfette infatti per chi non vede l'ora di provare il brivido di lanciarsi in nuove avventure in tutti i sensi, anche in quello letterale del termine. Terza attività sono gli sport aerei e quelli un pochino più tranquilli, perché non c'è niente di meglio che ammirare degli scenari mozzafiato ad una certa altezza cullati dal vento sopra le vallate. Per questo sono ottimi sia la mongolfiera che il parapendio o il deltaplano, se preferite. Peraltro, tra le cose relative al parapendio c'è scritto che non si soffre di vertigini, quindi magari un giorno troverò il coraggio di provarlo. Attività numero 4 sono gli sport definiti in acque vive. I torrenti, in particolare quelli alpini, sono particolarmente adatti agli sport acquatici. Sia da quelli più estremi, che possono essere il rafting o il nuoto in acque vive, sia quelli un pochino più tranquilli e un pochino più family friendly, che possono essere un'escursione in canoa o in kayak in acque un pochino più tranquille. Queste attività appunto sono consigliate a chi si sente un pochino più pesce rispetto all'aquila di prima, quindi ha più familiarità con l'acqua rispetto all'aria. Attività numero 5, forse quella più interessante, quella un pochino più family friendly, escludendo le escursioni, sono i parchi avventura. Appunto sono adatti a tutti, dai veterani ai principianti che vogliono appunto scoprire questa attività in questi parchi ecologici. In genere questi parchi si articolano su percorsi di diversa difficoltà, appunto tra cui scegliere, da cui il fatto che siano abbastanza family friendly. Sarete immersi nel bosco e avrete la possibilità di spostarvi da un albero all'altro attraverso appunto questi percorsi fatti di passerelle, liane, carrucole, eccetera. Insomma, un'interessante avventura 100% ecologica in cui testare le proprie abilità. Appunto, queste erano le 5 categorie di attività in cui appunto ho cercato di racchiudere le più esperienze possibili in 5 punti in modo tale da consigliarvele. Se avete qualche altro suggerimento lasciate un commento qui sotto. Sempre qui sotto in descrizione trovate link a tutti i miei social in cui seguirmi al di fuori dei video di YouTube. Se il video lo avete trovato interessante e vi è piaciuto potete lasciarmi un bel like e se non siete ancora iscritti iscrivetevi e se volete attivate anche la campanella che vi farà arrivare una notifica ogni volta che carico un nuovo video. Detto questo, io vi saluto, vi aspetto la prossima settimana con un nuovo video. Have a nice life!